Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da iRforex.com e in questo video pillola del 29 di luglio 2018 vorrei mostrarvi una cosa che da un po' di tempo ho notato sul grafico di Neo Zelanda sul dollaro americano e che potrebbe essere utile per le prossime giornate di trading, qualora voi faceste un tipo di trading di qualche giorno e quindi dove si entra in posizione e poi si sta per in overnight anche per qualche giornata, quindi prendendo dei movimenti un po' più interessanti. Allora, guardate, prendo il grafico settimanale che è questo qui alla mia sinistra, mi trovo con un mercato che ci sta facendo vedere una cosa che si può notare ed è abbastanza chiara. Allora, guardate, nel momento in cui il Neo Zelanda sul dollaro americano ha fatto dei minimi nuovi rispetto ai precedenti, minimi di swing, il mercato è sempre stato buttato su. Guardate, movimento, finta, non fa un minimo nuovo, rialzo, boom, minimo nuovo e rialzo forte. Poi ancora, movimento, bam, minimo nuovo, quindi più basso, rialzo. Poi ancora, non fa un minimo, lo fa qui, bam. E qui che cosa succede? Punto di domanda. Ovvio che la sfera di cristallo non la si ha, ma se dobbiamo guardare la price action di questo mercato, stiamo parlando di un grafico settimanale, quindi perché avvengano certi movimenti ci vuole del tempo, ma in ottica poi di trading di ogni giorno, io credo sia più interessante valutare come questa base può diventare una base per un ritorno dei compratori. Non voglio dire che si debba sempre fare una leg rialzista molto ampia. Qui si parla di da 0,69 a 0,73, quattro figure. Qui si parla da 0,69 a 0,75, sei figure e via dicendo. Però il fatto che si possa estendere il mercato almeno fino in area 0,70 e mezzo dai livelli attuali, quindi prendere un movimento di trading per le prossime settimane, per il mese di agosto, qualcosa di interessante, io credo che possa essere interessante. E quindi da un punto di vista operativo potrebbe essere opportuno cercare di posizionarsi long su questo mercato. Io in questo caso, su questo mercato, non mi sono ancora posizionato, ma potrebbe essere che mi vada a posizionare nelle prossime giornate cercando delle conferme long su grafico daily o 4 ore. Voi sapete che io lavoro principalmente su grafici a livello time frame alto, quindi vi consiglio di, se si deve fare un'operazione di questo tipo e se si è, diciamo, se si condivide l'analisi che sto facendo, cercare esclusivamente delle conferme long di acquisto su grafico daily o 4 ore, se siete abbastanza avanzati come trader, anche 4 ore può essere un ottimo spunto e quindi cercherò nelle prossime ore, nelle prossime giornate, dei segnali di allungo, delle conferme che magari mi andrei a porre come stop, probabilmente uno stop posto comunque sulla zona di quindi settimanale, però se riesco magari a comprarlo a un livello buono con una conferma daily, a quel punto potrebbe essere interessante cercare di portare i prezzi. Ovviamente abbiamo comunque un livello di resistenza di interesse 0,69, però l'idea è quella di provare a cercare di portare i prezzi più nella zona successiva 0,77-36. Spero vi sia di aiuto per le vostre prossime analisi e operatività. Se fate Forex come me, Neo Zelanda sul dollaro americano, molto interessante questa dinamica di price action. Io vi saluto e vi invito ad andare a vedere il sito iRforex.com per qualsiasi spunto di price action. Ciao a tutti!